Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qua per provare Grom. È appena uscito, abbiamo fatto la challenge, l'avrete sicuramente vista nel video precedente. Se non l'avete ancora vista ve lo lascio qua nelle schede in alto. E ora tocca provarlo giustamente perché dobbiamo testare questo Grom com'è effettivamente il ladder. Siamo qua sempre con Trama e Rachele, sono rimaste sempre loro. E via, si parte, vediamo un po'. Abbiamo deciso di provarlo su Gem, perché secondo noi era l'alternativa giusta. La mappa di foot non era proprio il massimo, col fatto che è un trover. E vediamo. Allora, come vedete, vi spiego un attimo alcune cose, perché magari alcuni di voi non le sanno. Il colpo di Grom è una croce, o un più, come volete metterla. E niente. Poi abbiamo la ulti, che spacca, però un quadratino solo. Come vedete anche quella a croce. E ora vediamo. Ovviamente ce l'ho all'1. Non c'ho gadget e star da farvi vedere, ma quello magari tra qualche video, magari tra un bel po' di video. Sulla carta dovrebbe essere difficile da usare, perché il colpo a croce, o a più, dai, chiamiamolo colpo a più, è facile da schivare. Infatti, come vedete, se sparo leggermente laterale ad un brawler mi evita il colpo. Ciò sicuramente questo da pushare sarà molto molto difficile. Di range ne ha tanto, quello potrebbe essere un pregio, però è difficile. Di vita neanche abbastanza. Non è proprio così carente. Però è il colpo proprio che è difficile. La ulti comunque è carinissima, come vedete. Molto molto carina l'animazione. E niente, questo ragazzi è Grom. Prima è vinta, comunque siamo a coppe relativamente molto molto basse. E io direi che per il content ci facciamo 3 partite. E la terza alziamo un pochino l'asticella. Proviamo. Vediamo un po' se va bene. Siamo contro Spaghetti. Potrebbe essere un avversario temibile. Andiamo subito anche contro Buzz. Devo un attimo capire come sparare i colpi per cercare di prenderne il più possibile. Secondo me in predict è proprio addosso. Eh sì. Sì, addosso potrebbe essere un'ottima tecnica. Devo stare attento anche alla ulti, perché come avete visto le catene, le palle legate alle catene si aprono molto e c'è il rischio di andarsi a spaccare anche la vostra base. Infatti come avete visto sono riuscito a spaccarmi anche il mio muretto. C'ho ancora un attimo da tenere d'occhio. Andiamo così. Ok. Non male, ho preso anche Buzz. Non so se l'avete visto. No. Attenzione Spaghetti. Lo sapevo che l'avrebbe carriata lui. Attenzione. Ci prova Grom a carriarla. C'è Pam che c'ha il colpo lì. Mamma mia, il salvataggio. Non ci credo. Seconda volta che mi stunna in ulti. È a destra, tutta a destra. È incredibile, mi sa che Spaghetti l'ha proprio carriata. Vabbè, vabbè, ci sta. Comunque Grom l'avete visto. È onesto. Il range ne ha tanto, quasi tentato il miracolo. Ragazzi, abbiamo provato per fare un po' di content ad andare quasi a 700. Vediamo come va. E speriamo di fare il miracolo. Però insomma il matchmaking ci sta punendo. Abbiamo trovato anche Mortis. Io ho 3000 di vita, che mi guarda e sparisco. Dovremo ovviamente starci molto attenti.
Comunque per andare a scovare i nemici non è malvagio. L'unica cosa è che per andarli poi a prendere. Io qua, se possiamo switchare. Io mortis proprio. Se riesci a stargli addosso a te, Rachele, che quello ci dà veramente tanti problemi. In più se inizi a puntarmi me è finita. Ok, bravo. Attenzione, Tower contro Tower. Tick contro Grom. Mortis. Ah, 1000 io faccio. La mia raga, vi giuro, sto tryhardando per colpire i brawler avversari, è veramente difficile. Poi Mortis al 10 ho visto adesso. Vai Drama. Prova a difenderti in qualche maniera. Dà anche un piccolo stun la ulti. Non so se l'avete visto nel video, perché ho preso Penny un paio di volte. Ok. E alla fine abbiamo vinto. Anche col Mortis e il Grom all'1. Ci sta, questa è una bella vittoria. E direi che insomma il Grom l'abbiamo provato. Come avete visto comunque era un gameplay di Grom all'1, perciò non proprio semplicissimo. E dai, tutto sommato non è malvagio. Difficile da usare, vi ripeto, molto 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 difficile da usare. Ma in qualche maniera dai, si può fare. Dovete un attimo capire dove sparare e magari su chi concentrarvi. Perché magari uno come Mortis non potete perderci tempo perché è impossibile da prendere. Va bene ragazzi, per questo video un bel like, un bel commento e niente, un'iscrizione al canale come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!